George Gershwin, negli anni 1920, quando scrive questa canzone, ha 22 anni e comincia già a essere famoso. E questa fama lo porta anche a conoscere dei personaggi importanti per la scena musicale americana, come Paul Whiteman, che era considerato il re del jazz sinfonico. E questo è un elemento molto importante, perché voi sapete, perché ne abbiamo già parlato non so quante volte, chiaramente la musica di riferimento anche per i compositori americani è la musica europea, ed è soprattutto la musica colta europea. Quindi in quell'epoca basti dire che abbiamo compositori come Maurice Ravel, come Claude Debussy, come Giacomo Puccini, possiamo continuare, e Igor Stravinsky, e sono musicisti estremamente influenti, e sono proprio loro, già a partire da Debussy, che provano un certo interesse anche per i ritmi e i suoni jazz, di queste danze appunto che nascono, di questi canti e danze che nascono appunto negli Stati Uniti. Allora, i compositori degli Stati Uniti, i compositori americani, da una parte hanno comunque cominciano a crearsi una loro tradizione musicale, dall'altra però in qualche modo per nobilitare anche questa tradizione musicale molto giovane, ecco che volgono lo sguardo anche alla musica colta europea, quella che è appunto la musica sinfonica europea. E proprio in quell'epoca, mentre appunto George Gershwin è impegnato a scrivere molti musical e molte canzoni, proprio Paul Whiteman chiede a George Gershwin un brano sinfonico, una composizione che lui vuole eseguire a New York, ed è subito Rhapsody in Blue, nel 1924.